Lei nei suoi balletti sembra un angelo. Si sente veramente di esserlo? Beh, non tutti i balletti sono un angelo. E poi fondamentalmente non penso di esserlo. È che il pubblico ti vuole, in un certo senso, mettere su un altarino e guardarti come appunto l'angelo, la farfalla, la libellula. E questo è anche bello, ma è anche molto tenero e molto ingenuo. E per rendere in palcoscenico appunto questa figura leggiadra e, come dice lei, questo angelo nei vari ruoli, certamente non quelli forti, drammatici, eccetera, bisogna credere, c'è un lavoro grossissimo di preparazione in tutti i sensi, spirituale, tecnico, approfondire il ruolo è indispensabile per il fatto che non si può essere il personaggio Carla Fracci oppure, come dice lei, l'angelo. Ogni sera si vive il personaggio che si porta in scena. Attraverso la musica dei suoi balletti è possibile avvicinarsi a Dio? E la musica è la vera ispirazione, un po' la molla di tutto, quello che conduce proprio il pensiero, la fantasia. E certo, siamo legati anche a un pensiero che ci porta anche a Dio. Una persona deve credere a qualche cosa. In fondo, guardi, quando si entra in scena, la prima cosa che si fa è il segno della croce. Perché anche questo è un conforto. Non so, è una cosa abbastanza ingenua forse, ma con questo segno della croce uno si sente più forte. Qual è la testimonianza che si sente di dare ai giovani d'oggi? Quello che voglio dire ai giovani è di affrontare la vita con molta lealtà nei confronti proprio anche di se stessi, insomma, la lealtà, la sincerità, questo è fondamentale, insomma. Come approfondisce e come vive il suo rapporto con la sua famiglia? Beh, per me è fondamentale la famiglia. È un po' la spinta un po' di tutto, è la molla di tutto, mi sento appoggiata, ho l'affetto, ho l'amore, ho i consigli. In fondo io non sono una persona che ho proprio bisogno di questo, non posso camminare sola e questo affetto che mi può dare mio marito e anche con un grosso aiuto artistico, e oltre a mio marito c'è appunto questo grande tesoro che ho, che è mio figlio. Come il suo rapporto con suo figlio? Ma mio figlio è la cosa, senza il forse, la cosa più importante della mia vita, e con lui ho un bellissimo rapporto, perché non solo sono madre, ma penso di essere anche un'amica per Francesco. È molto bello questo. E lui è una persona, Francesco è una persona cara, sincera, pulita, è molto, molto leale, con delle perplessità, con delle crisi, con delle, come poi tutto sommato abbiamo un po' tutti.